Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Xolatan Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 13 settembre 2022. Cos'è Xolatan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Xolatan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Xolatan? Xolatan è un farmaco a base del principio attivo latanoprost, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico analoghi delle prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Xolatan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Xolatan 50 mcg/mL collirio soluzione 1 flacone 2,5 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Viatris Pharma SRL concessionario. Milan Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Latanoprost gruppo terapeutico. Antiglaucoma forma farmaceutica. Collirio indicazioni riduzione della pressione intraoculare elevata, PIO, in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e in pazienti con ipertensione oculare negli adulti, compresi i pazienti anziani. Riduzione della PIO elevata in pazienti pediatrici con elevata PIO e in pazienti con glaucoma pediatrico. Posologia posologia adulti, inclusi pazienti anziani. La terapia raccomandata è una goccia di Xolatan una volta al giorno nell'occhio, i, da trattare. L'effetto ottimale si ottiene somministrando Xolatan alla sera. È opportuno non instillare Xolatan più di una volta al giorno, in quanto è stato dimostrato che somministrazioni più frequenti diminuiscono l'effetto ipotensivo sulla PIO. In caso di mancata somministrazione di una dose, il trattamento deve continuare normalmente con la dose successiva. Popolazione pediatrica. Xolatan collirio, soluzione può essere usato nei pazienti pediatrici con la stessa posologia consigliata per gli adulti. Non sono disponibili dati su bambini nati pretermine, con età gestazionale inferiore a 36 settimane. I dati relativi al gruppo di pazienti di età 1 anno, 4 pazienti, sono molto limitati, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Come con altri colliri, al fine di ridurre il possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale a livello del canto mediale, occlusione puntale, per un minuto. Ciò deve essere effettuato subito dopo l'instillazione di ogni singola goccia. Le lenti a contatto devono essere rimosse prima dell'instillazione del collirio e possono essere riapplicate dopo 15 minuti. Se si usa più di un medicinale oftalmico ad uso topico, i medicinali devono essere somministrati almeno 5 minuti l'uno dall'altro. Controindicazioni ipersensibilità al latanoprost o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Xolatan può alterare gradualmente il colore dell'occhio aumentando la quantità di pigmento marrone dell'iride. Prima dell'inizio del trattamento, i pazienti devono essere informati circa la possibilità di cambiamento permanente del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono disponibili risultati conclusivi per valutare l'interazione del farmaco. Sono stati riportati casi di innalzamento paradossale della PIO in seguito alla concomitante somministrazione oftalmica di due analoghi delle prostaglandine. Pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Xolatan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Xolatan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non è stata stabilita la sicurezza di questo medicinale in gravidanza. Esiste la possibilità di rischio farmacologico in corso di gravidanza, sia per il feto che il neonato. Pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Xolatan altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Analogamente agli altri preparati per uso oftalmico, l'instillazione di collirio può causare un senso di annebbiamento transitorio della vista. I pazienti non devono guidare o utilizzare macchinari fino a quando questo effetto non sia risolto. Effetti indesiderati a riassunto del profilo di sicurezza. La maggioranza delle reazioni indesiderate riguardano il sistema oculare.
In uno studio in aperto di 5 anni sulla sicurezza di latanoprost, il 33% dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi a parte irritazione oculare e iperemia congiuntivale. Non si conoscono altri effetti indesiderati oculari in caso di sovradosaggio di Xolatan. Trattamento in caso di ingestione accidentale di Xolatan. Possono essere utili le seguenti informazioni. Un flacone contiene 125 microgrammi di latanoprost. Più del 90% è metabolizzato durante il primo passaggio nel fegato. L'infusione endovenosa di 3 microgrammi / kg in volontari sani non ha indotto sintomi, ma un dosaggio di 5, 5, 10 microgrammi / kg ha causato nausea, dolori addominali, capogiri, affaticamento, vampate di calore e sudorazione. Latanoprost è stato somministrato per via endovenosa nella scimmia a dosaggi fino a 500 microgrammi / kg senza causare effetti importanti sul sistema cardiovascolare. Somministrazioni endovenose di latanoprost nella scimmia sono state correlate a broncocostrizione transitoria. Tuttavia, latanoprost se applicato per via topica nell'occhio ad una dose 7 volte superiore a quella usata in clinica, non induce broncocostrizione in pazienti affetti da asma bronchiale moderata. In caso di sovradosaggio di Xolatan, il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici. Preparati antiglaucoma emiotici, analoghi della prostaglandina codice ATC. S01 e 01 Il principio attivo latanoprost, un analogo della prostaglandina F2A, è un agonista selettivo del recettore prostanoide FP, proprietà farmacocinetiche assorbimento. Latanoprost, PM432-58, è un profarmaco esterificato con un gruppo isopropile, di per sé inattivo, che dopo reazione di idrolisi nella forma acida diventa biologicamente attivo. Il profarmaco, dati preclinici di sicurezza, la tossicità oculare di latanoprost, al pari di quella sistemica, è stata valutata in diverse specie animali. In genere latanoprost è ben tollerato con un margine di sicurezza tra dose, elenco degli eccipienti sodio cloruro benzalconio cloruro sodio fosfato monobasico monoidrato, e 339i, sodio fosfato di basico anidro, e 339i, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Xolatan a base di latanoprost sono Droplatan, Galaxia, Iopizze, Lastafri, Latacris, Latanoprost Aurobindo, Latanoprost G, Latanoprost Milan Generics Italia, Latanoprost Pensa Pharma, Latanoprost Ratiofarm Italia, Latanoprost Sandoz, Latanoprost Zentiva, Latanostil, Latai, Collirio, Oculatax, Xalost. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.